Buonasera a tutti. Ringrazio innanzitutto, mi sentite? Sì? Ringrazio l'avvocato D'Ambrosio, presidente della Camera Amministrativa, che mi ha dato l'opportunità di dare il mio contributo a questo evento, i colleghi della Camera Amministrativa, il presidente dell'Ordine degli Avvocati, che ha introdotto questo tema arricchendolo anche di prospettive future che ci fanno ben sperare, e gli egregi relatori che mi hanno preceduto, che hanno consentito a me di proseguire in questo intervento per dare una visione completa all'argomento a chi ascolta. Io sono Monica Gallo, sono un avvocato pubblico, il mio unico cliente nei confronti del quale ho un obbligo di esclusiva è uno di quei clienti forti a cui il 13 bis si applica. Quindi, questa prospettiva per me è preliminare importante da condividere con tutti i partecipanti, perché il mio compito, spero, diciamo, di poter dare a questo contributo, il mio compito è quello di offrirvi una visione, una descrizione un po' delle esperienze applicative di questo, di questa regola del 13 bis, proprio nei confronti di questi clienti forti, che sono le banche, le assicurazioni, le imprese che non sono annoverabili come piccole e medie. Quindi parliamo ovviamente, per darvi già una misura, di imprese che hanno un numero di dipendenti superiore a 250 o un fatturato superiore a 50 milioni di euro annui, quindi parliamo insomma di imprese di dimensioni rilevanti, e le pubbliche amministrazioni, anche se, come vedremo, sulle pubbliche amministrazioni il richiamo all'applicazione della norma è in linea al momento di mero principio. Cercherò quindi di affrontare un po' quelle che sono le problematiche emerse rispetto all'applicazione della norma, soprattutto alla luce delle, diciamo, dei tentativi di ridimensionarne la portata dovuti alle spinte liberiste di matrice comunitaria, che ovviamente tendono a tutelare il gioco della concorrenza ancorandolo maggiormente al prezzo anziché alla, diciamo, spessore qualitativo e quantitativo delle prestazioni, e cercando anche di individuare quelli che sono quelle che sono le esperienze del giudice amministrativo nel rapporto tra ecocompenso e pubblica amministrazione, e infine di raccontarvi un po' l'esperienza che abbiamo a livello regionale, anche, diciamo, nella nostra regione Puglia, perché, diciamo, come amministrazione locale di maggiore rilievo ha una sua disciplina sull'ecocompenso, e di delineare in conclusione i rimedi che l'avvocato che ha a che fare con un cliente forte può attuare per riequilibrare il sinallagma contrattuale. Innanzitutto ci tengo a introdurre il tema del 13 bis con una piccola riflessione che però non vi risulterà assolutamente secondaria nel discorso che seguirà, perché diciamo, il richiamo che voglio fare è senz'altro a quello che rappresenta un elemento cardine della norma, che è il principio di equità, che ovviamente noi addetti ai lavori ben conosciamo, ma che va osservato sotto questa prospettiva, perché il concetto di equità richiama il concetto della giustizia del caso concreto, quindi una applicazione non rigida del precetto normativo, ma dinamica, che deve essere adeguata alla specificità del caso. Ed in effetti l'equità applicata al compenso rimanda a quella che è l'esperienza dell'equità quantificativa che il codice civile già ci presenta con riferimento a tutti quelli che sono i meccanismi di determinazione di risarcimento e voci di indennizzo, quindi 1226, 2047, o che conosciamo nell'esperienza espropriativa. Quindi l'equità applicata al compenso indica e impone che il valore economico, anche indicato in un precetto, debba essere proporzionato ed adeguato al caso concreto. Quindi è un esercizio assolutamente dinamico quello di determinare equamente un compenso, non statico e non aprioristico. E questo è chiaro nella norma del 13 bis, perché i criteri, i parametri a cui il 13 bis finisce per ancorare la descrizione dell'equità sono due, e sono la proporzionalità, lo dicevano gli altri relatori, alla,
appunto qualità e quantità della prestazione, è la conformità ai parametri di cui ai DM ministeriali, e sono due criteri che non sono alternativi, ma sono concorrenti, devono esistere entrambi. Diversamente il compenso non è equo, quindi un compenso è equo soltanto se è non soltanto conforme ai parametri, ma proporzionale al tipo di attività, il che vuol dire che di volta in volta, con riferimento al caso concreto, quindi secondo un metodo case by case, quindi un metodo che porta nel rapporto e nella relazione tra professionista e cliente una valutazione specifica, in quella dimensione il compenso viene ad essere in qualche modo determinato nella sua equità. E questo è importante, lo vedremo nel corso dell'intervento anche con qualche documento interessante, perché non può dirsi equo un compenso definito a prioristicamente in maniera astratta che non sia calato nella specificità dell'incarico. In effetti il 13 bis sancisce questo criterio esclusivamente con riguardo però a un ambito soggettivo assolutamente ristretto, e quindi soltanto con riferimento alle convenzioni unilateralmente predisposte da questi clienti forti. E quindi soltanto se una convenzione è unilateralmente predisposta, l'equità del compenso richiede per la sua individuazione l'esistenza di questi due criteri. Ovviamente, cosa fa il legislatore come forma di tutela del cliente debole, in questo caso il professionista? Introduce una presunzione iuris tantum, una presunzione che ammette prova contraria, per cui qualunque, convenzione che un professionista venga a siglare con uno di questi clienti forti è una convenzione presuntivamente unilateralmente predisposta. Sarà poi il cliente forte o eventualmente il professionista che tenga a dimostrare la validità di quella convenzione a dover appunto dimostrare che la pattuizione è stata libera, perché come diceva il collega Giancaspro, la pattuizione libera è senz'altro il criterio preferenziale di definizione del compenso, ma naturalmente deve essere libera in quanto tale, e quindi la norma del 13 bis presume le convenzioni con clienti forti unilateralmente predisposte, ammettendo sì la prova contraria, ma escludendo che la prova contraria possa essere fornita sulla base di mere dichiarazioni generiche con le quali il professionista dichiari di aver intavolato delle trattative con il cliente. Ci vuole una prova specifica delle modalità concrete di esercizio della trattativa, di manifestazione della trattativa, di svolgimento di una reale trattativa. Quindi, la tutela del contraente debole ovviamente viene ad essere rafforzata da questa presunzione e dalla necessità di vincere questa presunzione con una prova contraria particolarmente rafforzata, quindi non meramente formale ma sostanziale. La trattazione deve sussistere nel concreto, vi deve essere non un meccanismo di mera proposta e accettazione senza una forma dinamica e dialogica che richiama il concetto di equità come giustizia del caso concreto, ma deve esserci una, non può essere una forma meramente, diciamo, astratta ed esteriore e formale di, appunto di confronto tra cliente e cliente forte e professionista. Questa la norma nelle sue, diciamo, nei suoi elementi sostanziali. Cosa va detto? Va detto che questo tipo di questa norma ha avuto, diciamo, una serie di limiti nella sua applicazione, anche perché in qualche modo è stata letta da alcuni come un ripristino dei minimi tariffari abrogati. L'autorità per la concorrenza del mercato si era espressa negativamente all'epoca della sua approvazione, ritenendo che surrettiziamente si reintroducessero i minimi tariffari, e in effetti la Corte di giustizia, questo per quanto riguarda i principi comunitari, si è sempre espressa in maniera piuttosto perplessa rispetto all'esistenza di una regola che preveda la non libertà del professionista anche di scendere al di sotto dei minimi. In una pronuncia del 2017, la Corte di giustizia, con riferimento alla
alla Bulgaria, proprio sul rinvio del Tribunale di Sofia, assolutamente ritiene incompatibile col 101 del Trattato per il funzionamento dell'Unione Europea, una disposizione che preveda che il professionista non sia libero di accettare un compenso anche al di sotto dei minimi. Perché? Perché appunto il 101 del Trattato per il funzionamento dell'Unione Europea che fa? Inibisce qualunque regola che possa limitare il gioco della concorrenza. Bisogna però dire che dal punto di vista cioè questa tensione tra le spinte liberiste relative a un mercato libero in cui vi è massima apertura alle scelte del professionista e quella che è l'esigenza della tutela del professionista rispetto al contraente debole, la norma trova un compromesso. Perché? Perché la norma di fatto viene a tutelare comunque la concorrenza, ritenendola fondata e necessariamente fondata non sul prezzo soltanto, ma sulla qualità e quantità. Per cui le perplessità dell'Autorità per il commercio e il mercato in realtà rinvenivano dalla circostanza che, per la concorrenza del mercato, scusate, dalla circostanza che l'Authority riteneva che, e lo dice proprio in un passaggio, io non so se riesco a condividere lo schermo, anzi chiedo a Paolo se c'è di aiutarmi a condividere lo schermo, prima ci eravamo riusciti. Vediamo se riusciamo a. Eccolo qui. Perfetto. Allora, dicevo, che cosa era successo sostanzialmente? Quello che è il punto nevralgico. L'Autorità per la concorrenza e il mercato sostanzialmente si era espressa ritenendo che, vediamo se riesco a farvelo vedere, che il prezzo fosse, diciamo, la parte principale attraverso cui il professionista diciamo, si spendesse sul mercato, quindi concentrava nel meccanismo, diciamo, meramente legato al prezzo, quella che era il meccanismo di tutela. Tra l'altro, esprimendo, ve lo leggo proprio in questa parte, i consolidati principi antitrust nazionali e comunitari, quindi secondo questi principi, le tariffe professionali fisse e minime costituiscono una grave restrizione della concorrenza in quanto impediscono ai professionisti di adottare comportamenti economici indipendenti e quindi di utilizzare il più importante strumento concorrenziale, ossia il prezzo della prestazione. Ora, attenzione, è una visione completamente diversa da quella che abbiamo noi professionisti, che immagino, condividiate con me, non riteniamo il prezzo l'unico e principale elemento attraverso il quale si esercita la nostra competitività sul mercato, ma piuttosto riteniamo la qualità e la quantità, la tipologia, le caratteristiche, l'esperienza, la specializzazione. Per cui la visione dell'autorità era una visione abbastanza parziale. E quindi la norma sull'equo compenso l'ha superata ed effetti è arrivata nel nostro ordinamento a tutelare un altro tipo di prospettiva, che è la prospettiva della debolezza del professionista rispetto alla forza di un cliente come un'amministrazione, un'impresa, un'assicurazione, che ha appunto un peso nel rapporto contrattuale che incide ovviamente nella libertà, nell'esercizio della libertà negoziale del professionista. Un tema molto importante questo, perché quello della libertà e dell'indipendenza del professionista, perché soltanto letta attraverso la tutela della libertà e dell'indipendenza del professionista, la norma sull'equo compenso rimane assolutamente compatibile con i meccanismi anche di spinta liberista comunitari e assolutamente in grado di essere proiettarsi anche nel futuro come uno strumento di tutela, diciamo, delle categorie professionali e non uno strumento che limita in qualche modo appunto questo, diciamo, il meccanismo concorrenziale. A tal proposito, per introdurre quello che poi è la parte, diciamo, relativa all'ultima pronuncia della Cassazione in materia di equo compenso, vi individuo e vi sottopongo questa proposta di legge costituzionale che sulla diciamo, idea del
presidente emerito della Corte di Cassazione, Giovanni Canzio, vuole modificare l'articolo 111 della Costituzione inserendo al secondo comma che cosa? Un passaggio importantissimo a tutela della libertà e dell'indipendenza del professionista. Dice, direbbe il futuro secondo comma del 111, salvo i casi espressamente previsti dalla legge, nel processo le parti sono assistite da uno o più avvocati che al fine di garantire l'effettività della tutela giurisdizionale esercitano l'attività professionale in condizioni di libertà e di indipendenza. Ora, capite bene che se il professionista deve esercitare e riceve questa, diciamo, prospettiva riceverebbe una copertura costituzionale la propria attività a garanzia dell'effettività della tutela giurisdizionale in maniera autonoma e indipendente, l'autonomia e l'indipendenza deve innanzitutto esercitarsi all'interno del rapporto con un cliente. E questo quindi dà alla norma sull'equo compenso una prospettiva di applicazione completamente diversa, che devo dirvi ha ben compreso recentemente la Cassazione, che si è pronunciata su una decisione proprio del Tribunale di Bari e quindi è una fattispecie parecchio interessante sotto questo aspetto perché ci fa un po' comprendere come anche quale la, diciamo, l'idea che dell'equo compenso ha il nostro Tribunale. Nella questione all'esame del Tribunale di Bari e quindi poi portata anche in Cassazione, vi era una convenzione, un incarico professionale affidato da una curatela ad un professionista, nostro collega, Barese, che forse se è connesso si riconoscerà in questa vicenda. Tra professionista e curatela era intervenuta una convenzione nel 2014 e questa convenzione aveva stabilito un certo livello di compensi per la difesa della curatela in un giudizio. Il giudizio si definisce nel 2015 e nella sentenza che definisce il giudizio la curatela ne esce vincitrice, viene sancito, liquidato un compenso in misura superiore a quello pattuito nella convenzione siglata nel 2014 fra la curatela e il professionista. Cosa accade? Accade che nel provvedimento emesso dal giudice delegato al fallimento, al professionista, dal giudice delegato al fallimento, quindi a chiusura, diciamo, di tutta la vicenda della società barese in questa situazione di decozione, viene ad essere liquidato a favore del professionista il compenso previsto in convenzione e non anche il maggior compenso liquidato dal giudice nella sentenza che aveva definito favorevolmente per la curatela, il giudizio patrocinato dal professionista. Cosa succede? Succede che il professionista formula reclamo avverso questo provvedimento e il tribunale non accoglie questo reclamo. Ritenendo e pronunciandosi su due aspetti molto importanti. Il primo, il professionista si era in realtà, diciamo, aveva manifestato le sue doglianze proprio con riferimento all'equo compenso, ritenendo appunto che fosse stata violata la norma del 13 bis. Cosa dice il tribunale? Il tribunale dice, lo leggete nelle parti, in giallo, innanzitutto esclude che, alla convenzione siglata nel 2014, possa applicarsi il 13 bis per una ragione temporale, perché esclude che l'articolo 13 bis abbia una portata interpretativa e pertanto possa essere inteso in senso retroattivo e quindi può essere applicato soltanto a convenzioni future all'entrata in vigore della norma, entrata in vigore il 6 dicembre 2017, quindi tenete presente questo sbarramento temporale secondo questo orientamento che poi vedremo è stato confermato dalla Cassazione e quindi temporalmente è inapplicabile il 13 bis a convenzioni anteriori al 6 dicembre 2017 e poi ci dice non posso applicare il 13 bis perché il 13 bis si applica, lo leggete qui, e riguarda solo le convenzioni unilateralmente predisposte da imprese bancarie o assicurative e in genere da grandi imprese, mentre nel caso concreto la convenzione era stata frutto della libera contrattazione tra le parti senza possibilità di correlarne la stipulazione a una sorta di abuso di dipendenza economica. Quindi per il Tribunale di Bari, tornando a quel discorso relativo proprio alla libertà
della pattuizione, l'aspetto che poteva condurre a ritenere assolutamente libera la pattuizione andava individuato nel fatto che non vi erano indici di abuso di dipendenza economica. Sappiamo bene che l'abuso di dipendenza economica e quindi di quella posizione dominante di cui parlava anche nella sua introduzione il presidente Stefani è un istituto che è stato mutuato per il lavoratore autonomo dalla norma sulla fornitura e l'abuso di dipendenza economica, secondo l'articolo 9 della legge 192 del 98, è appunto una fattispecie in cui si realizza un eccessivo squilibrio tra le posizioni dei contraenti e soprattutto che nasce dalla circostanza che una delle parti, quelle che appunto ha subito l'abuso, non possa reperire sul mercato alternative soddisfacenti. Quindi, in qualche modo, il Tribunale di Bari arricchisce la disposizione sull'equo compenso, dicendo ma la disposizione ha un ambito ristretto e va in effetti applicata soltanto quando c'è questo aspetto particolare, questo squilibrio del sinallagma contrattuale. Questa deviazione rispetto al necessario appunto equilibrio tra le parti, tra le reciproche prestazioni e quindi una situazione particolarmente patologica nella quale dovrebbe calarsi il 13 bis. Questo vedete è già un esercizio di ridimensionamento della fattispecie del 13 bis, ma nello stesso tempo ci dà un'indicazione di come quelle trattative meramente formali e meramente legate a un mero scambio di proposta accettazione potrebbero comunque essere revocate in dubbio rispetto alla disciplina del 13 bis, perché potrebbero all'interno di quel meccanismo mera accettazione, proposta accettazione, trovarsi comunque, potrebbero trovarsi degli aspetti dell'indice di un abuso di posizione dominante tipica del cliente forte e quindi in ragione di ciò determinare quegli aspetti di disequità del compenso che poi vedremo sono rilevabili in sede di nullità. Che cosa dice la Cassazione? Assolutamente d'accordo col Tribunale di Bari e chi dice, quindi rispetto all'ambito ristretto dell'applicazione del 13 bis, conferma che è un ambito che va letto con riferimento a situazioni patologiche. E quindi soltanto in quelle situazioni patologiche andremo a vedere, a verificare diciamo, gli aspetti di non equità del compenso, ma dice poi questa cosa molto importante rispetto all'applicazione, come dicevo, temporale della norma, in questo passaggio dice appunto il 13 bis non ha natura interpretativa e valore retroattivo, poiché semplicemente fanno difetto sia l'espressa previsione nel senso dell'interpretazione autentica, sia i presupposti di incertezza applicativa di norme anteriori che ne avrebbero giustificato l'adozione. Quindi, cosa ci dice la Cassazione? Ci dice, attenzione, applichiamo il 13 bis a convenzioni successive al 6 dicembre 2017, perché la portata della norma non è interpretativa, non vi è una norma antecedente che aveva degli aspetti dubbi per cui si può ritenere che il 13 bis è intervenuto a sanare quelle perplessità e quindi vale per il futuro. Una digressione importante va detta su questo punto. Sul tema si erano create una serie di interpretazioni, perché capite bene che il contratto del professionista con il cliente, essendo inteso come un contratto di durata, da molti era stato diciamo, valutato come possibile sede di un'applicazione del 13 bis, anche se al momento della stipula della convenzione il 13 bis non era ancora in vigore. Perché? Perché si utilizzava l'istituto della nullità sopravvenuta. Qualcuno diceva, è un contratto di durata, nel corso del contratto è intervenuto il 13 bis, mi va a incidere sulla clausola economica che a quel punto diventa nulla. Però questo è un terreno parecchio scivoloso perché la nullità attiene, e noi addetti ai lavori lo sappiamo, all'atto, non al rapporto, e quindi se vado ad incidere parlo di patologia dell'atto, quell'atto originariamente era conforme a legge, per cui era un terreno un po' che dava qualche perplessità.
Tra l'altro riteneva invece e cavalcava quello che è stato praticamente cavalcato dal collega in questa vicenda, diciamo, la natura della interpretativa, ritenendo che il carattere stesso, la ratio della norma che impone un'applicazione, diciamo, retroattiva, perché sennò non avrebbe senso, anche perché si spendeva l'argomento secondo il quale la norma del 13 bis solo per le amministrazioni espressamente ci dice che si applica il principio dell'equo compenso soltanto alle convenzioni stipulate successivamente alla norma, e quindi, secondo un ragionamento a contrario, se solo per le amministrazioni il legislatore ha chiarito che si applica per il futuro, vuol dire che per tutti gli altri può essere ammessa un'interpretazione addirittura che la porta a retroagire. La Cassazione, comunque, con questa pronuncia del 2019, quindi molto recente, di aprile 2019, ha messo un punto su questa questione, per cui come primo aspetto applicativo, diciamo, possiamo definire che senz'altro l'aspetto temporale è molto importante, e quindi non può un professionista presentarsi a un'amministrazione, un'impresa, una banca dicendo: ma la mia convenzione era adesso che ho stipulato nel 2015 è adesso incompatibile con l'equo compenso, perché questo aspetto ormai parrebbe chiarito dalla Cassazione. Questo, diciamo, da un punto di vista di ambito temporale e di ambito oggettivo. Cosa è successo rispetto alle pubbliche amministrazioni? È accaduto che la norma, come ben sapete, per le pubbliche amministrazioni fa un ragionamento più, diciamo, lato, perché rinvia esclusivamente all'applicazione del principio dell'equo compenso, il che vuol dire che, appunto, vorrebbe dire che la norma, così come è scritta al 13 bis, non è riproposta per le pubbliche amministrazioni. Sembrerebbe quasi che in maniera più elastica per le pubbliche amministrazioni debba aversi riguardo a un'applicazione del principio dell'equo compenso declinato sempre secondo quelli che sono i contenuti del 13 bis, e quindi attraverso una regola che impone, sempre nell'ambito di convenzioni ove siano unilateralmente predisposte, l'esame della prestazione rispetto alla proporzione, e quindi rispetto dei criteri di proporzionalità e di conformità ai parametri. Però questa elasticità, per il richiamo al mero principio e per non aver ritrascritto la norma e detto semplicemente la norma di cui l'articolo 13 bis, così come è scritta, si applica anche alle pubbliche amministrazioni, ha creato qualche dubbio, e soprattutto ha creato in qualche amministrazione la possibilità di sentirsi più libera nella gestione del rapporto economico. Le prime esperienze hanno dato senz'altro ragione alla norma sull'equo compenso, per cui il TARMAT, per esempio, in questa pronuncia, che diciamo è una delle forze più complete su questo aspetto, con riferimento ad un avviso della provincia di Macerata rispetto alla scelta di un sindaco unico di una società in-house, ci dice: va bene, la libera fattuizione, i parametri senz'altro sono solo un punto di riferimento, però attenzione, quindi questo è importante, ci dice che sono un criterio orientativo per la determinazione del compenso, non è esclusa, quello che diceva il collega Giancastro, in via di principio la possibilità che le parti pattuiscano liberamente il compenso, anche in deroga ai parametri. Ricordiamo la parola libertà, come abbiamo detto, nell'ambito dell'autonomia e indipendenza del professionista non deve mai, non può mai coesistere con forme di abuso e di posizione dominante. Però dice il TARMAR che tuttavia, quando il cliente è un contraente forte, ovvero come nella specie la pubblica amministrazione, la pattuizione del compenso professionale incontra il limite del rispetto del principio dell'equo compenso, inteso, si ribadisce, come proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione, che va armonizzato con le esigenze di equilibrio finanziario e non recede rispetto ad esse. E qui il TARMAR che cita appunto un TAR Campania, che ugualmente in senso assolutamente favorevole all'applicazione dell'equo compenso anche alle pubbliche amministrazioni, appunto espressamente ribadiva che il principio di riequilibrio delle finanze deve essere assolutamente armonizzarsi, deve assolutamente armonizzarsi con i principi fondamentali dell'azione amministrativa, tra cui, pensate bene, qui il TAR Campania lo individua come principio fondamentale dell'azione della pubblica amministrazione, la ragionevolezza, la proporzionalità, ma anche quello dell'equo compenso per le prestazioni professionali. Quindi capite bene come diciamo, nell'esperienza del giudice amministrativo,
queste pronunce che, come vedremo entrambe, hanno annullato degli avvisi. In questo caso, qual era la fattispecie? L'amministrazione aveva bandito un avviso per l'affidamento di incarichi professionali in materia tributaria, prevedendo lo vedete qui, per il contenzioso di valore fino a 500 euro, un onorario pari a zero, per cui erano insorti ovviamente gli ordini professionali, ritenendo che l'avviso, anche in questo caso i singoli avvocati, nel caso del TARMAR e gli ordini professionali, ritenendo appunto che l'avviso fosse lesivo appunto di quella che era la fattispecie. E dell'equo compenso, e infatti hanno avuto ragione. Un importante passaggio di questa sentenza è un punto di interesse con riferimento al giudice amministrativo, perché in questa sentenza il TAR Campania in qualche modo legittima anche l'azione da parte dei singoli professionisti, e questo è un passaggio importante che ritroveremo poi quando velocemente passeremo in rassegna i rimedi. Dice il TAR Campania: considerato altresì che le prescrizioni dell'avviso contenenti le disposizioni tariffarie contestate si rivelano immediatamente lesive per i ricorrenti, imponendo loro, e qui guardate, ritroviamo la posizione di abuso di dipendenza economica, dice il TAR Campania, sono immediatamente lesive perché impongono ai professionisti l'assunzione di un impegno ad accettare condizioni economiche inadeguate nel senso in precedenza indicato. Quindi il fatto stesso che per partecipare all'avviso io debba accettare delle condizioni economiche inadeguate integra quella forma di abuso che abbiamo visto il Tribunale non ha riconosciuto in quella convenzione di cui vi ho fatto cenno, ma che in questo caso il TAR Campania invece individua. Quindi capite bene come l'aspetto della patologia nella relazione che si instaura tra il cliente, il professionista e il cliente forte è quello che proprio integra l'equo compenso. Questi gli aspetti, diciamo, del giudice amministrativo a margine della definizione di un compenso non equo. Ma il giudice amministrativo si è trovato ad occuparsi dell'aspetto dell'equo compenso anche con riferimento a un'altra prassi in visa ai professionisti, che è quella dei bandi gratuiti, perché l'amministrazione non è soltanto portata in ragione del richiamo più lato al principio a definire negli avvisi compensi che non sempre sono conformi ai parametri, ma ha anche nella sua esperienza bandito delle diciamo, selezioni per l'affidamento di incarichi diciamo, con un prezzo assolutamente numero uno, gratuito, del tutto inesistente. E lo ha fatto sulla scia di una giurisprudenza, non soltanto del giudice di primo grado, ma del Consiglio di Stato, che già nel 2017 ci parlava della possibilità per l'amministrazione di prevedere una forma di compenso legate alla cosiddetta economia dell'immateriale. Ora, questa economia dell'immateriale effettivamente è una situazione parecchio astratta, che però il Consiglio di Stato individua ritenendo appunto che anche diciamo, nell'ambito di rapporti diciamo, di incarichi a carattere gratuito, addirittura possa appunto l'amministrazione, il professionista meglio, trovare delle utilità curriculari e di esperienza e quindi in qualche modo essere gratificato da questo incarico della pubblica amministrazione che lo fa crescere dal punto di vista professionale e gli consente di appunto arricchire il proprio bagaglio esperienziale. Dice qui il mercato non è vulnerato, al tempo stesso non si vede per quale ragione le dette considerazioni di economia dell'immateriale non possono essere prese in considerazione anche qualora addirittura sono compatibili con l'esigenza di contenimento della spesa pubblica. Quindi il Consiglio di Stato giustifica un incarico gratuito perché appunto il professionista ne riceverebbe un vantaggio immateriale e la pubblica amministrazione conterrebbe la spesa pubblica. Il TAR Lazio nel 2019 ha sposato questa interpretazione e con le due famose sentenze gemelle 11.411 e 410 ha assolutamente ritenuto legittimi i bandi MEF che prevedevano assolutamente zero compenso per gli avvocati e professionisti dell'ambito giuridico che avrebbero dovuto prestare a titolo gratuito un'attività appunto consulenziale sul diritto nazionale ed europeo, perché appunto secondo il TAR Lazio l'arricchimento professionale
curriculare del professionista non va guardato solo con riferimento al criterio economico, ma va guardato con riferimento ad altre, diciamo, elementi che, ad altri elementi che possono essere anche immateriali. Addirittura il Tarlaccio dice: attenzione, la normativa dell'equocompenso la dobbiamo applicare soltanto quando vi è una determinazione del compenso. Se non vi è una determinazione del compenso, allora la normativa non è applicabile. E questo è un passaggio molto rilevante che vi leggo di questa sentenza del Tarlazio, che vi anticipo, sono state appellate l'udienza dinanzi al Consiglio di Stato il prossimo 4 febbraio 2021. Ci si aspetta una pronuncia con grande ansia importante che metta fine a questa questione dei bandi gratuiti, se prima non arriva una legge che lo chiarisca. Dice il Tarlazio: nulla impedisce al professionista, senza incorrere in alcuna violazione neppure del codice deontologico, quindi secondo il Tarlazio non vi sarebbe neanche violazione del codice deontologico accettare un incarico gratuito, partecipare a un bando gratuito, non vi sarebbe quindi questa violazione, ove il professionista intenda prestare la propria consulenza e senza pretendere ottenere alcun corrispettivo in denaro. Quindi per il Tarlazio nessun problema, perché c'è un arricchimento del curriculum, si legge qui nel seguito, e quindi questo è un compenso adeguato al decoro e alla dignità del professionista. Aspettiamo gli esiti dell'appello, che diciamo dovrebbe dare una parola importante rispetto a queste diciamo, visioni del giudice amministrativo che diciamo, hanno se fatto sentire le amministrazioni piuttosto libere nel prevedere questo tipo di contenuti nei propri avvisi di selezione. Quello che è vero è che se il compenso all'interno di un meccanismo con le pubbliche amministrazioni deve essere equo, per tornare all'idea di equità quantificativa e all'idea di esclusione di situazioni patologiche di abuso, è vero che all'interno di un meccanismo contrattuale ci vuole una fase di verifica delle condizioni del singolo incarico e non può essere mai possibile che esse siano a prioristicamente gratuite, perché ogni incarico ha una sua tipicità e richiede una sua prestazione. In questo senso, va detto che le regioni si sono mosse un po' in ordine sparso, ma tutte sono alla fine addivenute ad adottare delle leggi che prendono la norma del 13 bis e la applicano esattamente così come alla pubblica amministrazione. Anche la Regione Puglia con la legge 32 del 2019 l'ha fatto e quindi ha di fatto espressamente richiamato la norma del 13 bis dicendo per gli incarichi che la Regione o gli enti strumentali regionali devono essere affidati da questi enti, si applicano le regole di cui al 13 bis, con particolare riguardo alla proporzionalità e alla conformità ai parametri. Questo come concetto generale, e questo ci sta bene perché poi il richiamo al 13 bis, come abbiamo detto, prevede un passaggio nella singola trattativa col cliente di adeguamento di quel precetto economico dei parametri alla fattispecie concreta. Però la Regione Puglia ha adottato nel 2018 la delibera 469 della Giunta regionale, che prevedeva qualcosa di diverso, perché per chi la conosce, prevedeva che i parametri, il compenso, dice addirittura la norma, penso di averla qui, cioè il compenso che va appunto pattuito, dice, con i professionisti, deve essere basato sui valori medi dei parametri ministeriali, allora c'era il 55, ma rinvia anche alle fasi di modifica successive, ragionevolmente decurtati del 50%. Ora sottopongo alla valutazione dei partecipanti di chi ascolta, visto quello che ci siamo detti, una diciamo, questione, così uno spunto di riflessione. Una norma che aprioristicamente preveda che i compensi, dice, da pattuire, ora non si capisce quale pattuizione possa esserci se già la delibera regionale stabilisce il compenso in un compenso parametrato sui medi del DM ragionevolmente decurtato del 50%. Quindi aprioristicamente individua un criterio di determinazione del compenso, escludendo quel dinamismo che invece il principio equitativo impone. Quindi va bene una norma che mi dica il compenso deve essere proporzionato a
parametrato e conforme al DM, ma mi deve necessariamente lasciare un rinvio dinamico alla fase dell'attuazione concreta, perché altrimenti rientriamo nell'abuso di dipendenza economica che presuppone una unilaterale e aprioristica predeterminazione, perché la regione non può conoscere tutte le tipologie di incarico che andrà ad affidare e dire a priori che applicherò i medi e ragionevolmente ridicatura del 50% significa che non ci sarà trattativa né voce in capitolo né indagine equitativa delle fattispecie dell'incarico. Ecco perché le leggi che invece rinviano genericamente al 13 bis ci fanno sperare in un'applicazione dinamica del principio. Quali sono, per chiudere, altrimenti sforiamo col tempo, i rimedi del professionista che si trova ad aver convenuto con una pubblica amministrazione o un cliente forte, una situazione di compenso iniquo, in disparte ovviamente gli aspetti deontologici già trattati? Beh, innanzitutto l'azione ovviamente di nullità della clausola economica della convenzione e quindi un accertamento da parte del giudice ordinario della nullità e una richiesta di condanna secondo i parametri, perché così ci dice il 13 bis. Va detto che la nullità del 13 bis è una nullità di protezione, per cui è a vantaggio esclusivamente dell'avvocato. L'avvocato la può far valere, non la potrà far valere ovviamente il cliente forte, perché è una nullità specificatamente riservata dal legislatore alla categoria debole. Ovviamente il giudice ordinario verificherà gli aspetti di nullità secondo i criteri che ci siamo detti e condannerà secondo i parametri il cliente forte alla liquidazione. Altra alternativa, il decreto ingiuntivo, se sussistono i requisiti e gli aspetti di cui al 633 e 636 del codice di procedura civile, quindi sicuramente un credito certo liquido ed esigibile con la congruità espressa dal Consiglio dell'Ordine, perché il 636 lo impone in caso di procedura, di avvio della procedura per ingiunzione, e quindi anche quella è una fattispecie nel giudizio di diciamo, opposizione presumibile al decreto ingiuntivo che eserciterà il cliente forte, probabilmente l'amministrazione o il cliente forte opporrà l'esistenza di una convenzione e lì il professionista cosa dovrà fare? Eccepire la nullità della clausola economica. E qui vi devo dire, essendo una nullità di protezione, è ammessa la rilevabilità d'ufficio come tutte le forme di nullità, quindi il giudice potrebbe anche rilevarla ex se la nullità della clausola economica della convenzione, ma non potrà pronunciarla in sentenza se l'avvocato non decide di volersene avvalere, proprio per la natura assolutamente, diciamo, di parte di questo tipo di difesa attraverso il meccanismo della nullità. Per cui il giudice solleciterà il contraddittorio con gli strumenti del 183 e l'avvocato dovrà dichiarare che intende avvalere della nullità di quella clausola economica in modo da poi, diciamo, in fase di decisione dell'opposizione, vedere eventualmente confermato il decreto ingiuntivo rispetto alla quantificazione sulla base dei parametri della sua nota spese. Diversamente, cosa avviene in ambito amministrativo? Se l'amministrazione pubblica un bando come quelli che abbiamo visto, assolutamente contenente condizioni inique, il giudice competente alla decisione della illegittimità del provvedimento amministrativo e quindi di un bando che sia violativo della norma è senz'altro il giudice amministrativo. Chi è interessato a poter far valere questa illegittimità? Le sicuramente organizzazioni di categoria portatrici di un interesse collettivo che si identifica nelle finalità istituzionali dell'organizzazione di categoria, i singoli professionisti, perché abbiamo visto, come dice il TAR Campania, che le clausole di un bando sono immediatamente lesive per i singoli professionisti, perché l'impongono l'accettazione di condizioni inique. E vi faccio una digressione. Anche nel bando gratuito, il professionista che non abbia partecipato perché leso dalla gratuità del bando, abbia ritenuto di non partecipare, per il TAR Lazio ha comunque interesse ad impugnare il bando che prevede condizioni gratuite perché appunto, secondo il TAR Lazio, la condizione di gratuità della clausola che prevede la gratuità della clausola economica lede immediatamente il professionista che, anche se non ha partecipato per ragioni ovvie, perché non ha voluto accettare quella condizione, è comunque legittimato a impugnare quel tipo di avviso. E questo è molto importante, che è una pronuncia importante del TAR Lazio su questo aspetto dell'interesse, che appunto rimetto ai colleghi che si dovessero trovare in questa condizione. Cos'altro però dobbiamo dire in conclusione? Cosa può fare il giudice amministrativo rispetto a un bando iniquo, rispetto però al diritto del professionista che vi abbia invece partecipato ad avere il compenso equo? Nulla. Il giudice amministrativo non può né disporre sul quantum richiesto dal
appunto professionista, né entrare nel merito della vessatorietà e nullità della clausola, può soltanto dichiarare illegittimo il bando e rimetterlo all'amministrazione, come ha fatto in questa esperienza che vi ho citato, per un riesame e una ricostruzione del bando. Per cui il professionista dovrà necessariamente rivolgersi al giudice ordinario. E in questo vi leggo proprio un passaggio significativo sotto questo aspetto interessante per il riparto di giurisdizione del TARMAC che vi ho citato del 2018, che ci dice: con riguardo alla misura del suddetto compenso, la domanda volta all'esatta determinazione del quantum, pure contenuta nel ricorso, perché in questo caso l'organizzazione di categoria aveva chiesto la condanna dell'amministrazione al giusto compenso, esula dalla giurisdizione di questo giudice, essa spettando all'autorità giudiziaria ordinaria, a cui è rimesso anche l'accertamento in concreto dell'eventuale vessatorietà della relativa clausola contrattuale, accertamento che non può prescindere dalla preventiva determinazione del quantum ritenuto spettante. E questo passaggio è interessante in punto di interesse, cioè peraltro trattandosi di compenso che il professionista vanta nei confronti del proprio cliente, la pubblica amministrazione, per prestazioni professionali svolte, la questione relativa all'ammontare dello stesso attiene al rapporto privatistico che intercorre tra i contraenti, sicché si dubita della legittimazione degli ordini ricorrenti ad avanzare tale richiesta per conto del singolo professionista. Quindi addirittura si dubitava dell'interesse dell'organizzazione di categoria dell'ordine a avanzare una richiesta a favore dei singoli professionisti, perché c'è, cioè, quello attiene il rapporto privatistico, e quindi l'unica forma di tutela è quella che vi ho detto in apertura della trattazione dei rimedi rispetto al quantum, e quella, l'unica forma di tutela è quella dinanzi al giudice ordinario, che ha questo potere e che può quindi ovviamente entrare in un merito di quantificazione equitativa nei sensi della norma del 13 bis. Spero di essere stata esaustiva. Volevo fare una panoramica sugli aspetti applicativi e spero di aver dato una chiave di lettura, se non altro per consentire ai colleghi di diciamo, trattare il cliente forte, purtroppo, che io tratto ogni giorno, in maniera adeguata, senza farvi troppo male, perché altrimenti io sono costretta a difenderlo e, diciamo, voi mi caricate troppo di lavoro. Grazie e buona serata. Buon proseguimento. Allora io devo ringraziare.